Le parole possono essere in versi o in prosa, dette o ascoltate, a volte sussurrate, altre urlate. Possono lisciare gli angoli sgualciti del cuore o come scudisci scorticare la pelle. E si trasformano a volte le parole, in forme, in colori, in musiche. E capita che tu possa parlare con scalpelli o pennelli, tastiere e pentagrammi, e ti illudi di vedere all'orizzonte lo zampillo dello sfiatatoio agognato. Queste parole sono di Mario Rigli. Penso che ne parlerà lui. Tra l'altro ieri è uscito il CD realizzato in collaborazione con Fabio Martoglio. Di questo e di tante altre cose ne parlerà con Angelo Australi, scrittore anch'esso, che accoglierei con un grande applauso. Moby Dick Festival, Mario Rigli, Angelo Australi. Buongiorno a tutti e grazie. Intanto grazie a Sergio perché mi ha dato l'opportunità di conoscere Mario Rigli, che non conoscessimo, nonostante che sono valdarnese e frequento molto anche per lavoro in passato il territorio di Terranuova, eccetera. E quindi lo ringrazio molto. La poesia che ha letto Sergio ora entra proprio nel tema di questo festival, il potere delle parole. Ecco, io farò alcune domande a Mario, di modo che faremo un dialogo, poi eventualmente leggerò alcune sue poesie. Contemporaneamente, perché Mario non è solo poeta, è anche narratore, è pittore, scultore e musicista, come accennava Sergio, perché è uscito ora ultimamente un suo CD. Faremo sentire anche un brano fatto da Mario durante la nostra chiacchierata. Dunque, la prima domanda, Mario. Intanto, prima mi ha fatto vedere anche i libri, una cosa allucinante, perché ci sono traduzioni delle sue poesie in arabo, in russo, in francese, inglese, tedesco. È internazionale, può sembrare strano, ma è internazionale nelle sue pubblicazioni. Forse addirittura più libri pubblicati all'estero che in Italia, va bene. Però, detto questo, volevo sapere come è avvenuto questo fenomeno, insomma, che le tue poesie sono riuscite ad essere conosciute in tutte queste e tradotte in tutte queste lingue. Sì, innanzitutto grazie di essere qui. Io sono emozionato. I'm moved till tears, direbbero i miei amici arabi o inglesi o americani. Sono commosso fino alle lacrime perché vedo gente qui da me che conosco da una vita, che sono amici da sempre, quindi sono commosso. Sono commosso altresì di essere in una kermesse prestigiosa e quindi ringrazio Sergio Chienni, sindaco, che mi ha invitato. E essere insieme a questi grandi nomi mi onora in maniera profonda. E rispondo ad Angelo, ringrazio Angelo per la sua conoscenza, lo ringrazio profondamente perché è stato una cosa inaspettata e gradita. Eppure Angelo è uno scrittore, ha scritto tanti libri anche lui e praticamente è come la verdura biologica, sarebbe stato a chilometro zero perché da Baggio a Figline c'è pochi chilometri, no? Eppure non ci conoscevamo nonostante che frequentassimo più o meno gli stessi ambienti. E allora rispondo alla domanda che mi ha fatto Angelo. Allora, ieri sera molti di voi avranno visto Rampini, a un certo punto Rampini parlò dell'importanza del globalismo e fece riferimento alla rete, ai social network. Io una decina di anni fa che conoscevo solo il Nintendo che avevo su cui avevo giocato con mio figlio, cominciai a iscrivermi su Facebook.
Allora, cos'era per me Facebook? Non il libro delle facce dove riconoscere amici di gioventù, era un'altra cosa, era dire in qualche modo qualcosa di me agli altri. E era un mezzo molto, molto valido. Allora, cosa è successo? Per me Facebook ha bypassato gli editori, che non si trovano quasi mai, o si trovano a pagamento, o si trovano piccoli editori e non hanno distribuzione. Serviva a bypassare i mercanti d'arte, i critici d'arte, e facevi vedere subito le tue e leggere le tue cose al mondo. Da lì hanno cominciato a tradurre delle mie poesie, io ho tradotto le loro, penso di aver tradotto almeno 100-150 poeti arabi di tutti i paesi arabi, e è iniziata questa collaborazione. Molte delle mie poesie sono state tradotte in arabo, per esempio questo è un libretto che è stato pubblicato in Giordania, ad Amman. È completamente in arabo, io non lo leggerò mai perché non riesco a leggere l'arabo naturalmente, e la soddisfazione è che questo librettino è stato in classifica per qualche mese ad Amman in Giordania, cosa che non mi sarei mai aspettato. E come fai a tradurre i poeti arabi in miseria? Allora, lo dicevo prima Angelo, i poeti arabi non scrivono solamente nella loro lingua in arabo, ma scrivono direttamente, sono loro stessi traduttori in un'altra lingua. Per esempio in Tunisia, in Marocco, in Algeria, scrivono la poesia in arabo e direttamente in francese. In Libano e in Giordania la scrivono in inglese. Io ho tradotto le loro poesie naturalmente dall'inglese e dal francese. Ho trovato un traduttore italiano, Peppino Riso, che ha tradotto in maniera poetica, perché io l'avrei tradotto solo letteralmente le mie poesie in inglese, da lì c'è stata questa traduzione in arabo. È per questo che ho cominciato questo tipo di rapporto con i miei amici arabi, e credo di aver risposto alla tua domanda. Quindi attraverso Facebook. Scusate, una cosa mi sono dimenticato di dire all'inizio. Dietro vedete delle foto fatte da Mauro Amerighi, ma riguardano, come accennavo prima, e Mario è anche pittore e scultore, riguardano le opere di Mario esposte in una mostra fatta, credo, in passato qui a Terranova Bracciolini. Così durante questa chiacchierata avremo ben chiaro tutto quello che è il mondo che esplora Mario. Ecco, un'altra domanda. Te esordisci con una raccolta di racconti che si chiama Laurin, edito da una casa editrice fiorentina, La Ginestra. Quindi la poesia o è successiva, o più che altro volevo sapere la differenza tra la scrittura narrativa e poetica e fare poesia. Sì, allora io a livello pubblico sono apparso prima come narrativa, è vero quello che dici tu, in Laurin, che è un libro praticamente del secolo scorso ormai, che è introvabile. Un'altra cosa, il libro di cui parliamo è Words Over the Ocean, è edito in America, però non lo troverete là da Fabio, perché ora la distribuzione, lo sapete, non è più come una volta, è solo a livello di Amazon, di grossi network, eccetera eccetera. Là da Fabio però ci saranno due miei libri sempre del secolo scorso, Immaginato Nettare, una raccolta di poesie, e I Ticket to Hell, una raccolta di poesie e di racconti. C'è solo quelli per ora là. Ritornando alla domanda, Angelo, dicevo, è vero che
pubblicamente io sono apparso come narratore avanti, però ho sempre scritto poesia nel frattempo. La poesia era meno accettata a livello di pubblicazione e per questo ho scritto dei racconti. Come tuttora, perché come tuttora, è difficilissimo pubblicare libri. La poesia si vende molto male, si vende più un libro di narrativa, che siano racconti o romanzi. Addirittura io avevo scritto allora, nel secolo scorso, un romanzo che si intitolava Eroticorg 2400. L'Eroticorg, naturalmente, si sente dalla parola, è un organismo erotico. Avevo scritto una decina di capitoli, forse 12, non mi ricordo bene, dove preconizzavo un tipo di società nella quale qualsiasi rapporto umano non era possibile per una serie di contaminazioni di natura epidemica, eccetera, eccetera, e quindi si ricorreva per soddisfazioni erotiche a questi organismi cibernetici e meccanici. Era nel secolo scorso. Quando ebbe scritto il 12° capitolo, uscì fuori l'AIDS. L'AIDS che aveva rubato in qualche modo la mia idea. Io buttai via questi fogli, ho smesso questo racconto, non so, questo romanzo, probabilmente sono andati perduti per sempre e io non ho pubblicato più quel romanzo. Ecco perché dopo che sono riuscito a fare poesia ho cercato di spaziare anche in quest'altro. Poi la poesia rispetto alla prosa è più, come dire, è più stringata, un concetto lo puoi riassumere in due parole se giochi bene con le parole. La prosa ci vuole un po' più elaborazione di sia di tempo, di pagine che di... Sì, in effetti strutturare la narrativa rispetto alla poesia, comunque la narrativa è un percorso che si deve sviluppare e allargare per costruire la trama di una storia, eccetera. La poesia ti porta subito dentro a riflettere su delle immagini ben definite che le parole appunto ti danno. E comunque c'è sempre l'interpretazione del lettore, sia nella poesia che nella narrativa, che è importante. E io vedo nelle tue poesie appunto molte immagini da questo punto di vista, che molto poetiche, molto sensitive anche, che ti portano a lasciare degli spazi vuoti dove poi chi legge può in qualche maniera interpretare ed allargare con la sua immaginazione. Questo credo sia uno degli elementi di forza della poesia. Io ne leggerei una, se vuoi, proprio tornando al tema delle parole, si intitola, dal libro che accennava Mario, e si intitola Parole perse. Poi ti faccio la domanda. Parole perse, torno indietro, torno sui miei passi quando perdo le mie parole. In ogni pozzanghera guardo, in ogni fogna. Bucata è la tasca dell'anima e da lì mi scivolano sempre. Cadono giù, a terra, fra i sassi, sotto le foglie. E mi manca il respiro senza le mie parole. Il cuore è nudo senza le mie parole. Ma il cammino continuo, in avanti, con passi nuovi. Sento che giovani parole e fresche nascono e gonfiano di nuovo la mia tasca sdruscita. Come vedete, c'è una... Ross crede molto Mario nelle parole, perché uno scrive, è positivo, insomma, nonostante le difficoltà di interpretare attraverso il linguaggio della parola, che è la cosa più usurata, se ci pensate bene, che fa parte
del nostro quotidiano e tutti ne parliamo continuamente quando ci interfacciamo con altre persone, in famiglia, con gli amici, con le persone care. Però la parola scritta ha un'altra forza. Le parole nel quotidiano sono pietre che devono essere in qualche maniera da un poeta o da uno scrittore scrostate da un certo muschio, dalle muffe, gli si possono depositare sopra le pietre, vi si attaccano. Però l'importanza dello scrittore e del poeta è quello di cercare, attraverso le stesse parole che usiamo quotidianamente nel convivere con gli altri, di formulare nuovi valori attraverso le stesse parole. Non so se sei d'accordo su questo e vorrei sapere un po' la tua opinione. Sono naturalmente completamente d'accordo. Le parole rivestono una grandissima importanza. Anche nel saluto al sindaco e lui stesso al letto facevo riferimento a questo aspetto. E dici bene che le parole a volte sono come pietre che possono ammuffire, possono avere sopra del muschio, eccetera, e vanno un po' rilette, riviste, perché ritornino al loro valore originario. Io direi anche di più. Direi che le parole sono importanti anche se sono e continuano a essere rivestite di muffa e di scorie. E ne voglio fare un esempio. Un esempio, leggendovi una poesia che non è in questo libro. Ieri sera, peraltro, ricordo, l'attrice e scrittrice Laura Morante, e avanti c'era un mio amico scrittore valdarnese Vanni Santoni, che facevano riferimento alla propria terra, alle radici, come faccio sempre io. E allora le parole incrostate di muffa e di scorie sono qualche volta anche il nostro tipo di gergo. E io vi vorrei leggere una poesia dove questa muffa è visibile e deriva dalle nostre radici. E si intitola Il nonno. Curvo in mi nonno sui canto di fuoco, stronco e stracco dagli anni, cincischiava coi finocchio nella pentola di coccio, indoborbottano le succiole. Nini mi disse, spostati, tu mi pari il lume. Di già i vetri sono tutti allumati, e poi soffiati il naso, le candele t'arriano in bocca. Era triste il nonno sulla seggiola di paglia, finita dalle mele di sua moglie, che non c'era più. L'ultimo giorno felice fu quando portò alla nonna un vezzo e le buccole. Gli piaceva vederla in gingheri, sbirciò l'uscio che cigolava dal vento. Fuori l'acqua la venivamo e le funi. Accanto gli scintilli erano ancora fradici e il pastrano e la giubba gocciolavano. Si alzò reggendosi alla gruccia, prese i fagioli e si mise a pulirli. Sulla tavola indossarono ancora i piatti sudici della ribollita di desinare. Bisogna fare a meccino quando si mangiano, sono tutti pieni di tonchi, disse. E te, Nini, non ti ripongere, vieni aiutarmi, se no non ti porto più a Bombecci. Era un pezzo che non mi portava più a Sanghelli. Si arreggia sempre il che trovava intorno. Un basurlo lo fece riscuotere e il gatto, dalla paura, gli s'aggraticciò sul groppone. Gli tirò subito una grucciata. Il gatto se la diede per le scale e lui continuò a pulire i fagioli. Bella. Bella, bella, bella. Vedete, per esempio, questa versione più dialettale del nostro dialetto, del nostro parlato locale, io ancora non l'avevo letta, mi piaceva molto. Però vedete anche come è quasi narrativa questa poesia, molto narrativa, perché è fatta di immagini che contengono odori, sapori, movimenti, gesti.
Quindi è un quotidiano, in qualche maniera si rivive nella memoria in una maniera viva. È chiaro che non è possibile tornare a quell'età, però la poesia è uno la poesia e la letteratura è uno dei modi per cui è possibile rivivere attraverso una finzione esperienze, certi sapori o certi odori. Verissimo. Non solo, ma ora vi voglio leggere, è brevissima questa, una poesia completamente opposta, sempre piena di muffa e di scorie la parola, però sono parole auliche, alte, altissime, difficilmente comprensibili anche a volte per qualcuno. Eppure il tema è semplice, il tema è un'immagine bucolica, tranquilla, però io l'ho descritta così. Come diafana sinopia. Nel mio bucolico girovagare, con andatura caracollante cincischio, sotto un cielo glauco che mi blandisce, ma belluino balugina il mio spirito, e vibratile cerca ieratica catarsi. Espungo qualche mio pensiero nella pletora che mi occupa la mente, mentre in una forra fra le balze un vecchio contadino manovra un aratro trisulco e l'occaso del sole sciorina colori. La natura non si può ingoiare in un sorso, occorre mitridatismo nel berla se non vuoi scomparire come diafana sinopia. E queste sono parole in disuso, sì, però sono per noi toscani in forse un po' comprensibili, ma quando è apparsa in rete in tutta Italia ho detto ma che cazzo dici? No, ti faccio un'altra domanda e la leggo io un'altra poesia a questo punto, perché ho legato le domande, stando al tema anche del festival, al potere delle parole, poi magari si può entrare anche più addentro. Io credo che in questo caso della poesia e la letteratura si può non mirano ai poteri, il potere della parola è una forza espressiva ed evocativa ed è una dimensione completamente diversa comunque il recupero del linguaggio attraverso la scrittura rispetto all'uso ne facciamo quotidianamente del linguaggio. Un'altra poesia dove sempre ci sono le parole, tratta dal libro, il titolo è «Se non trovassi più le parole». È un poeta, quindi bisogna leggere le poesie per fare. Allora, e se non trovassi più le parole, il titolo. E se non trovassi più le parole, se loro non mi cercassero più negli assurdi momenti della mia vita, come potrei vivere senza? Mi fanno giocare, soffrire, gioire e pensare, attraverso loro qualche garbuglio sfreno nella mia anima. Con loro piango e rido e mi dispero, muoio e risorgo, perderei la vista e l'udito, diverrei sordo senza le mie parole. Molto bella anche questa. Dunque, vedete, io appunto attraverso la mia esperienza anche di scrittore ho capito che l'importanza del linguaggio, quando ho capito l'importanza del linguaggio scritto, mi sono limitato a stare in quel mondo lì, stare dentro alla scrittura e fare a meno di tante altre esperienze, anche artistiche, tra virgolette. Io, per esempio, quando ancora lavoravo, ora sono in pensione da un po' d'anni, ma mi ero abituato a scrivere con la musica in sottofondo. Ora ultimamente negli ultimi 2 o 3 anni sono in pensione, addirittura siccome ho più tempo posso fare tranquillamente a meno anche della musica e stare a scrivere. Invece vedo che Mario fa tutta una serie di altre cose, dipinge, fa le sculture, è musicista, è compositore, poi ripeto ascolteremo anche delle sue. Sembra in qualche maniera che a un certo punto,
Si recepisce bene, si percepisce bene anche dalla poesia che ho letto ora, se non trovassi più le parole. A un certo punto questa paura e questa bivalenza, dualità tra gli aspetti della vita lo porta a cercare una conferma in altre forme di espressione, una conferma, a cercare in qualche maniera una conferma del proprio linguaggio e della propria forza espressiva. Ecco, volevo capire se era una paura di perdere una autenticità nella scrittura della poesia, questo andare a sperimentare, a provare di esprimerti in altre forme espressive, possono essere la pittura, la scultura, che tra l'altro sono molto belli, come vedete scorrono alle nostre spalle le foto, le immagini dei lavori di Mara, e poi anche la musica, insomma. Poi della musica magari ne parliamo dopo. Sì, in effetti, Angelo, è un po' vero questa precarietà nell'arte, nel vivere, nella vita, eccetera, la paura di perdere parole esiste. D'altra parte c'è la voglia di esprimere quello che senti dentro e può capitare che la parola scritta, sia in prosa che in poesia, in certi momenti non ti basti e non sia sufficiente per te. Allora, che succede? Hai bisogno, del resto lo stesso tema del festival ne parla, parole, suoni, immagini, perché evidentemente la parola qualche volta può essere importantissima se si vuole, ma non può essere sufficiente, almeno per certe sensibilità. E allora capita che hai bisogno di delle forme e cominci a scolpire. La scultura però è marrone o il grigio della pietra serena, ti senti orfano del colore, cominci a dipingere e dipingi in maniera molto colorata, lo vedete? Il colore non è più orfano ma diventa quasi un babbo. Oppure può darsi che tu debba dire ancora qualcosa di te che è rimasto dentro, e allora ecco la musica e l'incontro fortunato con Fabio Martoglio che è qui con noi e dopo ne parleremo più a lungo, e cominci a scrivere anche sui pentagramma. Allora, tu sei scrittore o scultore o pittore o musicista, mi fu detto sempre su Facebook, e io risposi così. Diversi anni fa io ero a una mostra e c'era il grande scultore Emilio Greco, e io gli dissi a Emilio: maestro, ma lei è, siccome la mostra era solo di disegni, ma lei è disegnatore, scultore e stava presentando anche un libro di poesie, o poeta, come si sente? Non te lo dico, Mario, mi disse Emilio Greco, vieni a Roma alla presentazione del mio libro e lo scoprirai. Io non potei andare a Roma, mi mandò il libro per posta e nella prefazione c'era scritto questo. Il libro era dell'antica voce, naturalmente c'era la dedica, e nella prefazione c'era scritto questo. Degli artisti che hanno voluto aggiungere i frutti di un altro gioco all'albero nascosto della loro nave. Si tratta di un fenomeno che non è stato finora studiato e risolto per intero, sì da rendere più facile l'intera lettura di un atto di creazione. Si tratta di un appendice o non si tratta piuttosto di un'altra vocazione che nasce a un certo momento della storia di un artista e finisce per completare e soddisfare l'ansia capitale, quell'ansia che sta all'origine della vita. Ecco, questa è un po' la spiegazione per cui da un certo tipo di arte si passa a un'altra. Del resto la storia dell'arte ne è piena, anche non parlo dei grandi, ma per esempio Buzzati
che era scrittore, era pittore, oppure Fellini, regista, era pittore, o Dario Fo, Pasolini, sì, ma... Pasolini, poeta, regista, eccetera. Quindi, ecco, è quest'ansia, in qualche maniera, di essere dipintore di se stesso, insomma, che ti porta a dipingere con i cappelli, il pentagramma, le parole e i colori. Quindi, mi aggiunga a questa tua domanda, poi si parla anche della musica, in qualche maniera c'è una preoccupazione che le parole spesso non sono in grado di, per esempio la musica è molto più universale come linguaggio, la parola è più complesso a volte e gli scrittori, quelli e i poeti importanti, insomma, hanno sempre una certa timore e preoccupazione e una certa modestia di fondo, perché comunque l'interpretazione è sempre data poi in mano al lettore. E il segreto è quello di trovare una chiave per cui il lettore, all'interno degli spazi vuoti che ci sono tra le parole, ci si possa inserire con la propria immaginazione. Certamente, Angelo. Allora, la parola è importantissima. La parola deve superare certe barriere che sono quelle della lingua per essere universale. Allora, è chiaro che io posso scrivere in gergo valgarnese o in italiano, e per un arabo capire la mia poesia è difficile. Se io invece gli faccio vedere un quadro, sia un arabo che un indiano riescono a comprendere le sensazioni che mi hanno pervaso nel fare quella cosa. La poesia, che forse rende anche di più l'animo, la letteratura, la narrativa, hanno bisogno di questo passaggio dalla Torre di Babele in poi, certo. Le lingue si sono confuse e quindi, cosa che non ha avuto la musica, perché la musica senti un suono, che sia un arabo, certo. Anche se ci sono diverse tipologie naturalmente, è più universale da questo, certo. Punto di vista. Sì, no, è vero, sono perfettamente, perfettamente d'accordo da questo punto di vista. Ora, parliamo di musica a questo punto, anche perché ritorna continuamente nella nostra conversazione. Io non ho ascoltato l'ultimo CD che mi ha detto è uscito ora in questi giorni, per cui mi hai dato, e tra l'altro poi ne faremo sentire un brano legato al nostro territorio, bene, che il titolo è Lungo il Greto dell'Arno, il titolo del brano. Io leggerei un'altra poesia proprio per entrare anche dentro a questo mondo della musica, che comunque trapela e traspare già anche dalle poesie di Mario, perché è evidente, insomma, che sono poesie che fissano immagini fatte di suoni, rumori che diventano suoni nella nostra immaginazione, suoni, odori, missutori, come vedrete in questa poesia. La poesia si chiama Macina. Macina di mulino mi sento, grigia amorfa, che gira, arrotola e senza pace scricchiola. Poi alla trasparenza dell'acqua penso, che mi muove, limpida e fresca. A ciò che mi precede, ed al profumo delle braccia sudate, all'oro del grano penso ancora, e al lievito che fa crescere sotto il panno umido che mi seguono, e mi piace il mio grigio. Quindi, vedete, macina, mulino che gira, rotola, scricchiola, l'acqua è trasparente che si muove, limpida, fresca. Sono immagini che hanno un suono, forse ripetitivo, perché in natura spesso i suoni della natura e dell'ambiente sono
suoni che hanno una sua ripetitività naturale, insomma. Ma sono anche evocativi di un linguaggio scritto e riesce benissimo a cristallizzare in questo spazio reale e concreto della parola. Infatti, si diceva prima, la musica è un linguaggio universale per eccellenza. Ecco, ecco la domanda che ti faccio io, poi sentiamo il brano, di modo che vi renderete conto anche del tipo di musica minimalista che è molto legata a questa ripetitività dei suoni della natura, secondo me. Ecco, quando è nato il bisogno di esprimerti attraverso la musica? Perché, a quanto ho capito, nel parlare tra di noi per preparare questo incontro, è una necessità nata successivamente rispetto alla pittura, alla scultura e senz'altro alla parola scritta. Sì, è vero. Allora, io sono partito sempre dalla parola, perché quando ho incontrato il grande musicista Fabio Martoglio, io nei primi CD che sono usciti ho fatto esclusivamente la parola, il testo. Sono stato paroliere. Fabio ha fatto la musica, ha messo la musica, l'arrangiamento, l'orchestrazione, la voce, eccetera. Quindi sono partito naturalmente dalla parola. Un giorno invece ero a pescare con il mio nipote, anzi il mio vice nipote, perché a pescare sull'Arno, il mio vice nipote, perché è nipote della mia seconda moglie, però l'ho visto crescere, tutti e due i miei vicini nipoti li ho visti crescere fin da bambini, quindi sono nonno senti, non sono vicinonno e basta. Ma insomma, ero a pescare con lui e l'Arno, ero nei pressi del ponte di Annibale a Figline, e l'Arno mi parlava forte, mi versava, mi diceva, scrosciava. Che rumore, perché io non una avevo, bella pescaia. Non avevo un biro e un foglio, e cominciai a pensare forte, certe sensazioni, certi suoni mi rimasero dentro in maniera prepotente. Tornai a casa, mi feci prestare la pianola sempre dal mio vice nipote e cominciai a tirare fuori quello che l'Arno mi aveva detto. Allora, la musica che io ho scritto è solamente una musica minimale. Che cos'è la musica minimale? È una cellula di note, di poche note, che si ripete all'infinito in varie tonalità, con varie eccetera. Molto semplice è la cellula, una ripetizione proprio che ti sfinisce al limite. E io ho sempre avuto in mente, quando sulla pianola cercavo di fare queste cose, naturalmente Wim Mertens, Michael Nyman, oppure l'italiano Ludovico Einaudi, sono inarrivabili loro, però era la mia traccia, quello che dovevo seguire. Naturalmente alla mia cellula Fabio ha aggiunto la sua magnifica orchestrazione, il suo arrangiamento, la sua melodia sontuosa, e è venuto fuori questo tipo di musica. Io ora la metterei, quella che si è detto, per far sentire. Questa è la canzone che mi venne in mente quel giorno quando con il mio vice nipote era a pescare all'Arno. Bene, si può sentire questo brano allora? Thank you.
Io chiesi a Riccardo quando, dunque Luna, la sorella, mi riprende quando io sono alla tastiera perché devo mandare il video a Fabio Martoglio. Riccardo, quando sentì questo brano, mi disse: Mario, ma questo è quello che tu hai pensato laggiù a pescare? Dice: sì, è vero. Ecco, è nata in questa maniera questo tipo di musica, e questa volta le parole sono scomparse, però si sentiva, credo che si fosse... Ma io ho letto queste, se volete le ripeto, insomma, ma era chiaro, evidente, c'è sempre la musica nelle tue parole, insomma, macina di mulino, mi sento, grigia morfa, che gira, scricchiola. Sì, diceva sempre la Morante ieri che lei quando scrive ha bisogno della musica. In questo caso... il fenomeno è opposto, io non potevo scrivere allora. Sì, io chiamerei, se possibile, tanto ancora abbiamo qualche minuto, vedo Fabio Martoglio, che vorrei parlasse lui del nuovo CD che è uscito stamani. Io lo accenno solamente. Un applauso per il grande Fabio. Allora, questo libro. Questo disco, sentiti Fabio, questo disco è nato così. Io ho fatto dei ritratti, ho un progetto strano, ho in mente 150-200 ritratti di artisti che ho conosciuto nella mia vita e li faccio via via che ho un po' di tempo. Fabio mi disse, invece che farli solo in pittura, farli anche con le parole. Allora io ho scritto per ora i primi 15 brani di artisti che ho conosciuto nella mia vita e sono molti nazionali e internazionali, qualcuno è anche di qui e ne scriverò ancora. Per esempio ci sono Ulisse Giovannucci, che non è più con noi, Mauro Capitani, Venturino Venturi e altri internazionali. Ho scritto dei testi, Fabio li ha musicati, e è uscito il CD ieri e ora se ne parla un po' l'autore. Buongiorno a tutti, questo è Mario Origli, il vostro compaesano, quindi è una fonte, ha un cervello che è incredibile, perché quello che scrive lui è musicale, quindi vi ho già detto tutto. Ma niente, volevo solo accennare questo disco che è uscito ieri in tutto il mondo, tra l'altro, e si chiama Ritratti di Anime. Ritratti di Anime perché sono, che ne so, poesie create, racconti di questi personaggi che ovviamente poi abbiamo messo in musica. Il disco dovresti averlo, te l'ho portato. Anche per solo far vedere così. Da qualche parte c'è. Eccolo, guarda, ce l'hai qui. Questo è il CD che è uscito appunto ieri in tutto il mondo, è uscito. Sono 15 brani, 15 racconti di Mario che io ho avuto il piacere e l'onore di musicare, perché sono cose... Lui scrive in una maniera incredibile, questa persona. Quello che scrive lui è musicale, quindi vi ho già detto tutto. Niente, tutto qui. Volevo solo ringraziare Mario perché è una persona che io ho conosciuto qualche anno fa su Facebook, addirittura ci siamo conosciuti. Lui ha scritto una poesia che io ho letto e era Arriva la notte. Arriva la notte! Forse tarararariera, è una canzone che poi è diventata messa in un disco che ha avuto anche un discreto successo. Tutto qui. Vi ringrazio di cuore, ringrazio Mario, ringrazio e ringrazio anche l'amico Angelo che ho conosciuto stamani, che è una grande persona. Grazie a tutti. Grazie a te Fabio, naturalmente io ringrazio tutti i presenti. Non c'è che da ringraziare, credo. Sì, non so se di tempo mi sono, se volete, c'è qualcuno che vuole fare delle domande, non so come
come abitudine, insomma. Sì, se qualcuno ha qualche se domanda da fare. Se poi siamo in ritardo, noi siamo pronti per... Si smonta le tende. Allora, però, dicevo che là non c'è aspetta, questo... Però ti volevo dedicare una cosa. Tra l'altro, in questi giorni sto leggendo un libro di... una biografia di Salinger, uno scrittore che è stato molto importante per me e nella mia formazione, ma insomma che leggo sempre, un personaggio stranissimo, però lui negli anni 50 per superare anche il trauma della Seconda Guerra Mondiale, perché è stato in Germania ed è stato uno dei primi battaglioni americani che ed è entrato nei campi di Dachau, quindi ha visto anche tutto quello che era l'atrocità della Shoah. Salinger a un certo punto menziona in questo libro di Kenneth Slavensky, sto leggendo, un haiku di un poeta giapponese, Kobayashi Issa, un poeta giapponese del XIX secolo. Io questo lo dedico a te, in qualche senso, e a tutti voi, per far capire qual è anche la forza della parola, soprattutto in letteratura e in poesia. L'haiku è questo. La peonia è grande così. La peonia è grande così. Le braccia del bambino protese per dimostrare quanto è grande. Quindi il verso attiva l'attenzione sulla peonia, perché la parola è importante per questo nella poesia e nello scrittore, per dare spazio democraticamente al lettore di entrare all'interno. Capire poi il lettore che cosa interpretare e che chiave dare alla lettura. Io ringrazio questa opportunità che mi avete dato di venire a Terranova Bracciolini per dialogare con Mario. Poi ormai ci siamo conosciuti, il nostro dialogo colloquio proseguirà su pro e contro Facebook, ma insomma quello sarà un altro discorso tra noi. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti. E buon proseguimento dell'iniziativa. Vi voglio bene, davvero. E chiedo al sindaco se l'anno prossimo mi farà intervistare Angela Australi, che sta per pubblicare un libro. Mario Rigli e Angela Australi, grazie di cuore.